La vita di una giovane pubblicitaria diventa sempre più complicata quando, per fare una buona impressione sul suo capo, finge di essere fidanzata con un uomo appena incontrato. Kate sta lavorando a una carriera in merger advertising, ma viene scartata per la promozione perché non è abbastanza stabile. Essendo ancora single e senza legami con l'azienda, viene inventata una storia sul suo fidanzato con Nick, un ragazzo che ha appena incontrato al matrimonio di un'amica. E tutto sembra funzionare bene per Kate. Attira persino l'attenzione di un collega che aveva sempre desiderato. Ma gli eventi prendono presto una svolta drammatica, costringendola a presentare il suo presunto fidanzato al suo capo. Questo è un film che divide nettamente l'opinione di pubblico e critica. A mio parere non è certamente un capolavoro, ma l'ho trovato molto divertente e sicuramente dal mio punto di vista ciò è sufficiente per trascorrere una bella serata. In realtà, sono rimasto sorpreso di come mi sia piaciuto. Dato che non sono più un ragazzino e normalmente non mi interessano i film dalla trama debole, la recitazione di Jennifer Aniston e John Moore è stata molto buona, e il film trasmette un messaggio complessivamente positivo per tutti noi, stile hollywoodiano, ma è fantastico, un film da guardare con qualcuno che ami o se hai un cuore romantico e caloroso.